Sono Antonio Ingroia, candidato Premier del Movimento Rivoluzione Civile. Ho trascorso buona parte della mia vita a combattere la criminalità organizzata e la corruzione. Ma le mafie non esisterebbero se non vi fossero poteri politici che le sostengono, le appoggiano e le tutelano. Per questo ho deciso che è giunto il momento di continuare questa battaglia dentro i palazzi delle istituzioni per promuovere leggi e provvedimenti che possano aiutare a sconfiggere la mafia. La nostra lista, Rivoluzione Civile, ha come stella polare la Carta Costituzionale, che al primo articolo dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ecco, il lavoro. Noi dobbiamo restituire dignità ai lavoratori, riconoscere loro salari più adeguati e garantire condizioni di vita migliori. Dobbiamo redistribuire le ricchezze, dare di più a chi ha troppo poco, togliendo qualcosa a chi possiede moltissimo. Oggi ci sono nel nostro paese pensionati che sono costretti a vivere con 500 euro al mese e qualche volta con meno. Non è tollerabile. La nostra idea è di aumentare le pensioni minime, tanto da raggiungere livelli dignitosi per tutti. Alle donne, ai giovani in cerca di lavoro e a quanti, pur non giovanissimi, si trovano disoccupati, dobbiamo garantire un reddito minimo, un reddito che dia loro un po' di serenità, la possibilità di studiare, formarsi, ed elaborare progetti senza l'angoscia del pane quotidiano. È possibile. Intanto vogliamo dare subito 500 euro al mese a 2 milioni di giovani disoccupati. Dove si trovano questi soldi? Li faremo tirare fuori alle mafie, ai grandi evasori e ai corrotti. Questo patrimonio ammonta ad almeno 180 miliardi di euro l'anno. Basta recuperare una frazione di questa economia illegale per ridare ossigeno al paese. La nostra priorità è quella di fare della legalità il motore dello sviluppo, di tutelare i diritti e di salvaguardare l'ambiente, di affrontare la questione morale che ormai è una vera e propria emergenza. Scegli un voto utile per difendere i più deboli e demolire la casta dei potenti e degli impuniti. Cambiamo questo paese, facciamo una rivoluzione civile.